Il comune dell'Aquila si riprende il terminal di Colle Maggio e l'assessore alla mobilità e ai trasporti Carla Mannetti in conferenza stampa ha spiegato i motivi. Una decisione che era già nell'aria. La giunta ha approvato la delibera però ora con cui si autorizza il settore avvocatura dell'ente ad attivarsi per procedere alla risoluzione del contratto con la società mobilità e parcheggi, la MP, che gestisce il mega parcheggio e l'annesso terminal bus di Colle Maggio Lorenzo Natali. Dopo mesi di incontri, riunioni e proposte a cui non è stato dato riscontro da parte dell'azienda, si legge in una nota, è arrivato il momento di procedere con un atto propedeutico alla restituzione alla collettività aquilana di una struttura decisiva per la definizione degli assetti legati alla mobilità e alla rivitalizzazione del centro storico, ha detto l'assessore Mannetti. A fine 2017 è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dal Comune di effettuare la ricognizione sulla concessione, il rispetto delle norme contenute nel contratto di affidamento, verificare i lavori effettuati nel terminal e lo stato di manutenzione dello stesso. All'esito delle verifiche, ha spiegato l'assessore, è emerso un debito dell'MP nei confronti del comune di circa 1,5 milioni di euro per tasse e tributi non versati e mancati introiti per le soste all'interno del mega parcheggio. È stato più volte detto, e lo ribadisco, ha detto ancora la Mannetti, che non ha intenzione di questa maggioranza ripristinare i parcheggi a pagamento in centro. Comprendendo le esigenze dell'azienda, però, sono state formulate diverse proposte di istituzione delle strisce blu in alcune zone della città, ricevendo in cambio solo dinieghi e un incomprensibile atteggiamento di chiusura. A fronte di questa condotta, non più accettabile, per intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il collegamento dell'autostazione con Piazza Duomo, non restava altra strada che risolvere il contratto di affidamento del terminal. Il terminal, da oggi, sarà gestito temporaneamente dall'AMA, ha detto l'assessore Mannetti. Però già ci sono state diverse reazioni a questa decisione, su tutte quella della Confcommercio, che ha chiesto un incontro urgente con il sindaco. La revoca della concessione della gestione del terminal e del sistema dei parcheggi cittadini deliberata dalla Giunta è un atto unilaterale, a nostro avviso, irrituale e denso di perplessità dal punto di vista amministrativo e ancora perché crea al momento gravi danni ad un'impresa aquilana che, nonostante le limitazioni oggettive di operatività conseguenti al terremoto, ha ben operato in questi lunghissimi e complessi ultimi 10 anni. Ad affermarle in una nota è appunto la Confcommercio con Donatelli e Cioni all'indomani della notizia dell'approvazione della delibera di giunta con cui si autorizza la risoluzione del contratto con la MP.